Ragazze, bentornate sul canale. Come promesso da un sacco di tempo, finalmente oggi parliamo dei miei profumi preferiti del periodo. Cercherò in questo video di essere meno ripetitiva. Infatti, nonostante io abbia delle riconferme, o meglio, continui a utilizzare dei profumi di cui vi ho già parlato nei video dei profumi preferiti registrati in passato, ve li citerò lasciandovi giù nell'info box, in corrispondenza di ogni nome di profumo di cui non vi parlerò, il video. Fate clic e andate a vedere quel video per le note olfattive, insomma, per una spiegazione un po' più dettagliata. In questo video mi concentrerò solo ed esclusivamente sulle scoperte e sui profumi che sto utilizzando tutti i giorni da mesi a questa parte. Ne seguiranno altri sicuramente, perché voi lo sapete che il profumo per me è una passione. Ancor più del profumo e del gesto del profumarsi, adoro la storia che c'è dietro ogni profumo. Io vado sempre a cercarmi più informazioni possibili, oltre ovviamente alle piramidi olfattive, quindi proprio la storia, perché è stato creato, che cosa ha voluto evocare, perché poi questa è un po' la magia del profumo. Infatti ho i miei appunti ed inizierai subito da un profumo che ho acquistato prima dell'estate, sicuramente perché l'ho portato in vacanza quest'estate. Ho portato questo profumo qui. Sto parlando di una fragranza Diptyque e si chiama Philosikos. Philosikos forse è la fragranza più famosa quando sentivo pronunciare la Maison Diptyque, io associavo sempre Philosikos. Anche se non l'avevo mai annusato, sapevo però che era un profumo al fico, quindi se ricordate il mio vecchio amore, il fico d'India di ortigia, ovviamente un'annusata prima o poi la davo. Non sono assolutamente paragonabili. Allora, intanto partiamo dal packaging. Questo è un 100 ml ed è l'Eau de Toilette, siamo sui 98 euro. Esiste anche la versione Eau de Parfum, che non ha il vetro trasparente, la bottiglia è un vetro fumé, quasi nero, trasparente però. Filosico significa amico del fico, infatti l'ispirazione, diciamo, che ha portato alla creazione di questo profumo è un'estate in Grecia, sul Monte Pello, dove per arrivare alla spiaggia bisognava attraversare questo campo di fichi, ed è per questo che non è paragonabile al fico di ortigia, perché quello è un fico dolce. Questo è un fico, lo definirei verde, fa parte dei boisé, quindi come famiglia orientale siamo sul boisé. Vi vado a leggere le note: testa, foglie di fico e fico, cuore, cocco, note verdi, fondo, note legnose e note verdi. Ed è proprio così, io lo definirei proprio il classico fico verde, ed è questo. Io sento tantissimo le note verdi e la fragranza del fico. Non è una fragranza estremamente duratura, è uno dei toilette, quindi ha una durata, un'evanescenza un po' più facile, un po' più veloce rispetto a uno dei parfum. È perfetto d'estate, io l'ho trovato perfetto in vacanza perché era comunque avvolgente, pur non essendo fastidioso. Soprattutto, sapete, in estate fa caldissimo, quindi alcuni giorni, alcune sere soprattutto, ci riesce veramente difficile indossare fragranze magari che indossiamo con nonchalance in inverno. Questo è uno sicuramente dei miei profumi preferiti, che continuo ad indossare, cioè non ho interrotto l'utilizzo dopo la vacanza, lo continuo a usare a giorni alterni e mi piace molto, quindi ve lo consiglio se siete appunto amanti delle fragranze al fico. Il fico d'India di ortigia invece di cui vi parlavo è questo. Ah, questo per me resta uno dei miei profumi preferiti di sempre, veramente lo avrò acquistato non so quante volte, io prendo sempre il 30 ml di questo e l'avrò acquistato tantissime volte e quando finisce io vado a ricomprarlo. Ah, li potete trovare ovviamente anche online, però vi dico, se siete di Roma, alcune informazioni. Entrambi sono in via Vittoria, adesso non vorrei sbagliare, però se ho sbagliato correggetemi sotto, sia la boutique monomarca Diptyque che il piccolo negozietto molto carino di ortigia. Per il video sul profumo di ortigia andate nell'info box.
passiamo a un profumo più commerciale, lo definirei, perché lo potete reperire tranquillamente nella grande distribuzione, e sto parlando di Stella McCartney. Questo che ho io è la versione da 50 ml, siamo sui 70 euro più o meno, a seconda insomma della catena dove lo acquistate, con i vari sconti che ci sono nel periodo, oppure che avete voi in base alle tessere, comunque questo è il prezzo. Fa parte della famiglia olfattiva Fiorita, quindi è un profumo fiorito. Non sarebbe un profumo da me, però non so perché, questo è sempre stato uno dei profumi che in profumeria non usavo. Ci cascavo e lo riannusavo, insomma dopo un sacco dalla prima volta che l'ho annusato l'ho voluto acquistare. Perché questo l'ho acquistato in primavera, la scorsa primavera, se non sbaglio. L'elemento chiave, la nota chiave di questa fragranza è la rosa bulgara. Quindi è un profumo alla rosa. È una rosa dolce, delicata, molto sexy, molto seducente. Pure io non so, se avessi dovuto leggere prima le note olfattive e in base a quelle acquistare il profumo, non l'avrei acquistato, perché per me il profumo alla rosa è un profumo antico. Mi ricorda, la memoria olfattiva mi rimanda a qualcosa di antico, da nonna. Quindi io non l'avrei acquistato sulla carta. Però più lo provavo, più mi piaceva. Abbiamo come note di testa il mandarino, la peonia e la rosa, note di cuore la rosa bulgara appunto, note di fondo ambra e note legnose. Sì, io sento, sinceramente, io le note che sento di più sono, vabbè, ovviamente la rosa e le note di fondo. La trovo una fragranza fiorita ma molto avvolgente, molto calda. E mi piace, non lo indosso tantissimo perché vabbè, io ho tanti profumi e ogni giorno mi sento in un umore diverso, e quindi in base alla giornata, anche se non devo uscire ma devo stare a casa, io il profumo lo metto, e quindi è ovvio che ci metto un po' ad indossarli tutti. Però mi piace, lo trovo molto femminile. Fun fact, è piaciuto tanto anche a mia mamma, infatti io l'ho regalato a Natale. Io e lei abbiamo gusti completamente diversi, però su questo profumo a lei è piaciuto tanto, è un profumo un po' più da lei, infatti la cosa simpatica è che piaccia anche a me. Passiamo a un'altra fragranza, anzi altre due fragranze di un marchio che io non ho. Forse in questo video definirei questi due profumi come, non l'avrei mai detto. E sto parlando di due fragranze di MAC. Ebbene sì, MAC, avete capito, MAC Makeup, MAC Cosmetics, Rossetto Ruby U, cioè siamo in quel MAC lì, fa anche i profumi. E fa tutti Eau de Parfum, sono 6, e ogni profumo porta il nome di una shade, di una tonalità. Per esempio qui ho due rossetti. Sono, vi dicevo, Eau de Parfum, l'unico formato è 50 ml, e siamo sui 59 euro, sì, il prezzo è così. Non l'avrei mai detto perché se penso a MAC non penso ai profumi, non penso alle fragranze, ma penso al make-up, ovviamente. E poi non avrei mai detto che fossero così ricercati e soprattutto avessero una durata, una persistenza così alta. Io ne ho presi due. Ho iniziato tutto con questo, che è Velvet Teddy. Non a caso Velvet Teddy è uno dei miei rossetti preferiti. È una... come famiglia olfattiva siamo negli orientali. Io la definirei anche molto dolce. Adesso vi leggo le note. Abbiamo in testa. Lo sapete che le note di testa sono sempre quelle più evanescenti, no? Sono l'apertura della fragranza, le prime note che sentite, che lasciano poi spazio, sono evanescenti perché lasciano poi spazio alle note di fondo, che sono quelle invece che danno la persistenza e caratterizzano un po' di più, insieme alle note di cuore, la fragranza. Bergamotto, zenzero, fiore di tabacco. Cuore, miele, orchidea, vaniglia e mimosa. Fondo, muschio animale e fava tonca. È un profumo al miele. Sì, è un profumo al miele, lo definirei un miele fiorito, perché la nota di mimosa e l'orchidea vaniglia comunque gli danno quel sentore fiorito. È un profumo
che crea dipendenza se amate i profumi dolci e un po' mielati, che vi resta addosso e vi avvolge tantissimo durante la giornata, adatto per ogni stagione, perché io l'ho utilizzato sia in estate che in inverno, ma allo stesso tempo è un miele fresco, è un miele non gourmand, è particolare. Solo per curiosità, la prossima volta che entrate in un Max Store andate a provarvi un rossetto, non usate i profumi perché questo è il mio preferito. Dopo l'esperienza con Velvet Teddy, non l'avrei mai detto, ma insomma mi ero trovata talmente bene, mi aveva talmente conquistato che ho deciso di provarne altri ed è uscito fuori la scelta My Heroine. E tappo viola, un profumo completamente diverso, cioè siamo proprio su un altro pianeta, agli antipodi del miele abbiamo un profumo al cuoio, cioè due cose assolutamente non conciliabili, ma io cercavo una fragranza così e questa l'ho acquistata in autunno, era autunno. In alternativa a quella volevo una fragranza più maschile quasi, sì, volevo qualcosa che sapesse di cuoio, di pelle, più importante, non una fragranza da mettere tutti i giorni, ma sicuramente una fragranza che definirei da cappotto, con delle note maschili, ma che fosse comunque un po' più femminile, e l'ho trovata qui. Abbiamo testa, cuoio, cuore, zafferano, labdano e incenso, fondo, patchouli e tabacco. Allora, è un profumo, io sento tantissimo l'incenso, è un profumo caldo, è un tabacco incensato, è un tabacco misto a cuoio e misto a incenso. L'incenso gli dà quella nota un po' più stranamente di freschezza che lo rende avvolgente, ma non... Allora, io se penso a un profumo al cuoio, al tabacco molto molto avvolgente, mi viene in mente un profumo di naso matto che si chiama Black Afghano, too much, troppo. Quello non riuscirei mai a indossarlo. Questo diciamo che è una versione un po' più blanda e più tranquilla e sicuramente femminile. Quindi se andate da MAC hanno usato i loro profumi, che anche voi mi direte, non l'avrei detto invece. Invece bravi MAC. Passiamo a Jo Malone. Jo Malone ha colpito ancora. Dopo aver indossato dal 2011 a 2-3 anni fa Pomegranate Noir, la colonia, sono passata alle colonie intense, sono passata a quelle quindi con il pack, la bottiglia nera. Ho scelto Dark Amber e Ginger Lily. Personalmente trovo che sia un nome assolutamente fuorviante. Allora vi leggo intanto la piramide olfattiva. Note di testa il cardamomo nero, una nota calda, affumicata, rinfrescata dallo zenzero. Note di cuore, orchidea nera e giglio. Note di fondo, incenso, chiara e ambra scura. Allora, l'ho provato in negozio e mi è piaciuto. Mi è piaciuto, ma neanche avevo letto sinceramente il nome. Poi sono andata a casa e mi sono incuriosita. E quindi sono andata a cercarmi, adesso ve la leggo, la storia di questa fragranza. Allora, la definiscono una fragranza tranquilla e rilassante. L'ingrediente principale è l'incenso di Chiara, che veniva utilizzato nella cultura giapponese nella cerimonia Kodo. Quindi, che cos'è questa cerimonia Kodo? Vado a cercare che cos'è questa cerimonia. Kodo significa via dell'incenso, ed è la cerimonia appunto dedicata all'incenso, quindi è un rituale molto antico dedicato all'incenso. Quindi mi sono chiesta se l'incenso, che poi ritroviamo nelle note di fondo, è così un fulcro fondamentale di questo profumo, perché l'hanno chiamato Dark Amber e Ginger Lily? Non lo so, però è così. Secondo me questa è una fragranza più di gusto maschile. Sta bene anche sugli uomini. È una fragranza che a me piace, ha una durata medio-alta, non altissima, ma comunque più alta delle colonie classiche, quelle con la bottiglia. Tra i miei profumi non è quello con la durata più alta, però mi piace in quei giorni in cui voglio un profumo unisex. Non voglio un profumo dolce, non voglio un profumo fiorito, voglio qualcosa di
avvolgente, che abbia comunque una nota calda, infatti io sento tantissimo in questa fragranza l'ambra, ma allo stesso tempo voglio qualcosa di più unisex, quasi di gusto più maschile che femminile. Andate a provarle. L'ultimo profumo di cui vi parlo è un'altra recente scoperta, questa l'ho presa verso novembre e sto parlando di Circe, dell'estetista Cinica. Vi ricordate quando nel video di skincare vi avevo detto che avevo preso un po' di cose? Ecco, tra le cose che avevo preso c'era anche questo profumo. È uno dei Parfum, sono 50 ml e viene 52 euro, se non sbaglio, insomma siamo sui 50 euro, per uno dei Parfum è un prezzo assolutamente in linea. La trovate sul suo sito online, sullo shop online, oppure so che insomma si iniziano a trovare i profumi anche in qualche rivenditore fisico, dove appunto è comodo poter andare ad annusare. Lei ha tre profumi, tutti e tre dedicati a delle donne importanti. Il primo appunto che ha lanciato è stato Circe, poi è uscita Garbo quest'estate e Mae da pochissimo. Ovviamente la scelta di acquistare un profumo online è un po' complicata, nel senso che vi potete avvalere solo di quello che leggete. Sì, vabbè, ok, dei pareri, delle recensioni, ma sappiamo tutti che l'olfatto, secondo me, è il senso più soggettivo del mondo. Cioè, quando si annusa un profumo e si descrive un profumo, entrano in gioco talmente tante variabili emotive che è veramente... è complicato, è difficile fidarsi al 100%, quindi cosa si fa? Si leggono le piramidi olfattive. Ora, per me non era... io indossando profumi da sempre, avendo lavorato anche nell'ambito dei profumi, leggendo sempre e documentandomi sempre su quello che c'è dentro i miei profumi, io so più o meno che cosa leggo quando leggo una piramide olfattiva e più o meno so cosa mi può piacere e cosa non mi può piacere. Infatti Garbo l'ho scartata perché non è in linea con le mie corde e Circe sapevo a cosa andavo incontro. Quando l'ho annusato, quindi quando mi è arrivato, ho confermato questo pensiero. Allora, vi leggo un attimo le note. Le note sono agrumi, vaniglia, mandorla, arance candite che ricordano, quindi tutte note un po' gourmand e queste note da pasticceria. Se avessi poi dovuto fare una scelta in base al personaggio, avrei comunque sicuramente scelto Circe, il mito della maga Circe, ce lo ricordiamo tutti. Circe, questa maga che troviamo nell'Odissea, che viveva su quest'isola circondata da queste bestie che altro non erano che gli esseri umani, gli uomini che le aveva trasformato. Quindi avrei scelto sicuramente Circe. Quando l'hanno usato, vi leggevo le note olfattive prima, cosa sento? Sento un piacevole profumo di agrumi, ma non assolutamente un profumo di agrumi troppo fresco, perché subito si sentono queste note candite. L'arancia candita, pur io non essendo un amante dei profumi agrumati, l'arancia candita ha un profumo dolce, quindi è proprio un profumo di pasticceria. L'odore dei canditi mi piace e sento tanto la vaniglia. Per me è un profumo gourmand, lo definirei gourmand al 100%, almeno il mio naso lo definirebbe così. Ha un'ottima persistenza. Un'ottima persistenza davvero. E so che è difficile dirvi scegliete il profumo in base alle note olfattive se non avete dimestichezza con le note olfattive, però più o meno fate come faccio io, cioè incuriositevi, andate ad annusare i profumi che vi piacciono, che cosa hanno all'interno, e poi da lì a trovare le similitudini è un attimo, anche se, ripeto, ovviamente quello che poi andiamo a sentire non è detto che possiamo anche sbagliare. In questo caso io ero abbastanza sicura, quindi mi è andata anche bene. Altri profumi di cui non vi ho parlato in questo video, ma come vi dicevo ad inizio video, trovate in altri video linkati nell'info box, che appunto questi altri profumi ho riconfermato nel corso dei mesi e degli anni e fanno parte del mio mondo magico degli odori, sono
Un profumo di montane, Chocolat Gredy, che sta finendo, è quasi anche finito, infatti è centellinato. Alla famiglia Montale, in casa F, si è aggiunto a breve anche un altro profumo che arriverà e di cui vi parlerò. Sempre per rimanere in tema, abbiamo Replica di Margiela, Maison Margiela, la trovate nei... Oddio, alcuni di voi mi hanno detto che inizia ad esserci anche in una catena commerciale. Però non so, adesso non mi sfugge, ho un vuoto, non mi ricordo. Comunque la trovate nelle boutique Margiela. Questo è By the Fireplace, famosissimo ormai. E altri due profumizi. Zadig & Voltaire This Is Air, trovate nella distribuzione, nella grande distribuzione, nella profumeria insomma commerciale. Questo è il secondo che acquisto, anche qui. Un altro che ho sempre acquistato recentemente, di cui vi avevo già parlato, è Juliette Sagan, nota Parfum, che fa parte dei profumi molecolari, altra mia grande passione, come sapete, da tanto. Eccoci qua, abbiamo finito questa carrellata, spero di avervi fatto scoprire dei profumi nuovi che magari non avevate sentito e andate ad annusarli se vi piacciono, perché io vi posso raccontare le storie più belle del mondo, ma poi il naso è sempre vostro. Quindi, ci vediamo al prossimo video.